giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico. Il disco non coincideva con la notizia, ma Linus, da grande professionista qual è, ha fatto una gag, ha fatto un giro assurdo, una giustificazione assurda per comunque legarci quel disco. E io dentro di me, ascoltando questa cosa, ho pensato, ma questo è un gioco? E quindi da lì mi è nato l'idea di fare questo gioco, cioè di divertirsi ad associare una canzone a una notizia realmente esistente, una canzone realmente esistente a una notizia realmente esistente. E a quel punto ho preso le dinamiche mie preferite, che sono un po' ispirate a quelle di Dixit, a quelle di Chameleon, insomma, a quei party game molto leggeri, però basati sul bluff, sulla giustificazione, sull'improvvisazione, anche Detective Club, per capirci, no? Mysterium, rientra un po' in quel filone lì. E ho creato un gioco, mettendo insieme queste dinamiche, che però catapultasse nel mondo della radio. Questo è successo diversi anni fa. E poi appunto è cominciato tutta la trafila, per cui prima ho immaginato l'idea del gioco e ho cominciato a svilupparmi il prototipo in una scatoletta fatta tutta a mano, poi ho fatto migliaia di partite con gli amici per testarla, aggiustarla, scegliere le canzoni, dopodiché sono andato, ancora non avevo nessun permesso dalla radio per fare questa cosa, quindi era tutta una cosa che facevo io con gli amici. Ho aggiustato, ho limato in continuazione, c'è stato anche il famoso periodo in cui mi faceva schifo e quindi non l'ho più giocato, l'ho messo da parte, l'ho lasciato lì per mesi, poi l'ho ripreso, ho aggiustato delle cosine che allora mi hanno ricominciato a convincere di più. E poi sono andato, quando mi convinceva l'impianto del gioco, sono andato in radio e ho detto, io c'ho un gioco da tavolo che secondo me è il gioco da tavolo di DJ, è nato da una cosa di Linus, quindi l'ho proposto a Linus. Linus si fida, mi ero preso un po' di fiducia anche con l'operazione Dungeons & DJ, che è un podcast che parla di gioco di ruolo e che avevo proposto a Radio DJ, e anche lì mi avevano guardato un po' come un alieno, perché ovviamente DJ non sa granché di questo mondo. Poi se volete parliamo di quanto guadagna un autore su un gioco da tavolo, ma ti do uno spoiler, molto molto poco, per cui lo faccio veramente in pieno spirito divulgativo e sono stato contento. Poi speriamo che piaccia anche al pubblico, tanto siamo tra addetti ai lavori, quindi vi posso svelare anche dei retroscena che possono essere meno interessanti per il pubblico generalista, ma a noi magari ci interessano. Allora, noi abbiamo creato questo gioco con Asmodee e abbiamo iniziato tanto tempo fa. Poi ci sono stati tutta una serie di problemi di transfer, di produzione, di navi che non passano più, che passano, che si alzano i costi, tutta una serie di robe. Per cui a un certo punto ci siamo trovati a dover correre sulla scadenza, perché noi ci tenevamo tantissimo che fosse presentato a questa Lucca Comics, visto anche che DJ a questa Lucca va in pompa magna a trasmettere in diretta da lì. Per cui quello che succederà è che arriveranno le prime 500 copie del gioco con una spedizione diversa da quella classica, di fretta, però avremo queste 500 copie che riusciremo a vendere a Lucca e che troverete o al padiglione Asmodee o allo stand di DJ, che è vicinissimo al track di DJ, e saranno vendute in quantità limitate al giorno, questo per evitare che il primo giorno vadano fuori tutte e poi gli altri ci rimangono male, perché magari gli arriva a Lucca al terzo giorno. Queste sono tutte cose che in qualche modo me ne assumo la responsabilità, perché a me spesso capitava di voler comprare un gioco ma arrivare a Lucca il sabato invece che il venerdì e non trovarlo più e rosicare male. Allora io, comunque qualcuno si incazzerà, già lo so, ma io ho chiesto di prendere queste 500 copie e metterne un tot al giorno, in maniera tale che anche chi viene la domenica possa comunque provarla. Poi, qualora non andasse esaurito, come onestamente mi auguro, arriveranno altre copie da lì a 7-15 giorni e saranno disponibili sullo store di DJ, prima in esclusiva per un periodo e poi nelle distribuzioni classiche dei giochi, insomma quelle classiche che trovate. Abbiamo fatto credo 5.000 copie come prima tiratura, che è una cosa media, per vedere insomma come va. Io ovviamente spero bene, non so ancora dirvi con esattezza il costo del gioco, ma dovrebbe essere sui 29,90, insomma una scatola di Dixit, per capirci, più o meno dovrebbe costare la stessa cosa e anche le stesse dimensioni. Ve lo mostrerei volentieri, ma per i motivi di cui sopra non ce l'ho, non neanche ce l'hai. io
Non ce l'ho, ce n'è solo una copia che sta in radio, che usiamo per i video, per insomma i lanci, queste robe qui. Sarai anche a Lucca a presentare il gioco, giocherai anche ci saranno degli slot nel quale potremo Certo, giocare con te. certamente. Allora, intanto ci sarà una partita spettacolo con i DJ della radio, non tutti ovviamente perché non veniamo tutti a Lucca, però per esempio ci sarà Nicola Savino, ci sarà Gianluca Gazzoli, Federico Russo, ci sarò io, saremo sul palco del Padiglione Carducci e questo dovrebbe avvenire, aspettate che prendo l'agenda, venerdì 3 novembre alle 17:30. Un palco quest'anno al Padiglione Carducci, non so se sto facendo spoiler, ma penso si sapesse. Quello che dovremmo fare come divulgatori è spiegare che esiste un mondo che la gente non conosce, nel quale può trovare veramente quello che gli piace di più. Volevo parlare un attimo di questo concorso che state facendo con tutti questi enigmi. Quindi, ovviamente ci hanno scritto: chiedetegli la soluzione, ma questo non penso lo possa fare. Quindi, No, proprio no. no, come sta andando? Come ti è venuta l'idea? Se sei soddisfatto? In realtà lo sto seguendo e ho risolto diverse cose, sto molto divertendo. Allora, intanto sono contento che vi stiate divertendo, che ti stia divertendo, perché ovviamente l'obiettivo principale è quello di divertirsi, perché poi, sai, hanno cominciato a giocare in 100.000 a questa caccia al tesoro e alla fine purtroppo il premio è uno, per cui evidentemente tante persone, anche di quelli che la faranno tutti, rimarranno delusi, ma questo lo sapevo dall'inizio, no? Però infatti io ho cercato di fare degli enigmi, una caccia al tesoro e fosse anche divertente da giocare, a prescindere dal vincere il premio o meno. L'idea mi è venuta per due motivi. Primo perché noi da contratto a DJ abbiamo una serie di podcast che dobbiamo fare. L'anno scorso noi facemmo il podcast di Lucca Comics and Games con Federica Cacciola. Quest'anno, andando lì in diretta, fare il racconto della fiera in podcast non aveva molto senso, però mi piaceva continuare a fare un podcast di Lucca, anche perché io sono un grandissimo fan di Lucca, ci vado da un sacco di anni, tutti gli anni, è per me un evento immancabile. Per cui quando mi è stato chiesto, dobbiamo fare un podcast, che idea ti viene? Ho pensato per tutta l'estate e al ritorno dell'estate ho detto: senti, ma perché non facciamo una caccia al tesoro podcast? Non è mai stata fatta sta cosa, ho cercato e secondo me potrebbe essere una buona idea. Luca è stato entusiasta dell'idea, DJ come al solito mi ha detto: boh, ok, va bene, vai, ci Mi fido. fidiamo, ci fido, mi fido. Ed effettivamente ha funzionato, quindi l'ho progettata rapidamente e abbiamo creato queste cinque puntate ad enigmi che vanno risolti per ottenere una soluzione che poi dovrà essere data in diretta e questo assegnerà il Golden Pass per Lucca Comics and Games, che è un bel premio, un gran bel premio, sempre entrare gratis a Lucca per tutta la vita. Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico. Avete ascoltato? Giochi sul nostro podcast.